15 febbraio 2013 ci troviamo a Settimo Torinese, si è appena conclusa la visita nello stabilimento di Volpiano di Ferresi Alluminio, azienda che produce profili ecosostenibili per serramenti in alluminio. Ci sono 50-55 clienti e partner liguri appunto di Ferresi Alluminio che sono arrivati in pullman qui per visitare lo stabilimento, uno stabilimento con magazzini automatizzati, uno stabilimento inaugurato pochi mesi fa, un investimento in controtendenza rispetto alla crisi perdurante nell'economia italiana ed europea, ma anche una visita che ha modo di fidelizzare quelli che sono i partner e di raccontare loro quali sono gli investimenti di Ferresi Alluminio, soprattutto nel campo della logistica, della qualità e della formazione. Abbiamo visto grande soddisfazione e soprattutto un'impresa che continua ad investire, un'impresa made in Italy, e non ci può che fare piacere. Abbiamo cercato di portare più persone possibili, più nostri clienti possibili a conoscere la nostra realtà, il nostro nuovo stabilimento. Perché? Perché a differenza di quello che dice oggi il mercato, dove tutti disinvestono, tutte le grandi aziende disinvestono, noi crediamo nel nostro settore, crediamo nel nostro lavoro, crediamo che c'è ancora spazio per il nostro lavoro, c'è spazio per i nostri clienti che sono la maggior parte artigiani, e l'Italia vive grazie all'artigianato. Noi confidiamo in loro e vogliamo fargli conoscere la realtà che gli serve. Credo che in un'epoca in cui è tutto così virtuale, il fatto di poter vedere una vera fabbrica dove davvero si fanno le cose, si producono fisicamente gli oggetti, sia di straordinario interesse oggi, soprattutto per chi è in questo settore, no? E quindi ha a che fare tutti i giorni con questo mondo. Questo era l'intento, noi speriamo di esserci riusciti. Oggi è una giornata molto interessante, siete venuti dalla Liguria in pullman per visitare uno stabilimento industriale. Beh, intanto perché? Allora, intanto perché comunque non è la prima volta, ma è la seconda in realtà, e mi ha fatto piacere vedere in un tempo, insomma, in cui tutte le aziende cercano di tagliare i costi, mi ha fatto piacere vedere ancora un'azienda invece che vuole investire su prodotti innovativi e soprattutto nelle linee di produzione, perché dalla seconda volta, cioè dalla volta precedente, io ho visto che hanno ulteriormente migliorato la linea di produzione, hanno investito in macchinari per poter comunque sempre ottimizzare anche i tempi di produzione. Insomma, fa piacere. Noi, in quanto clienti loro, possiamo dire che ci troviamo molto bene, sono un'azienda molto organizzata, che danno un supporto sia logistico, quindi diciamo sulla consegna del materiale, piuttosto che diciamo per il discorso sul supporto tecnico. La priorità ormai è diventata l'affidabilità. L'affidabilità è composta sia dai sistemi, e quindi Ferresi ormai è noto per avere tutta una serie di sistemi molto validi all'avanguardia, ma anche nei tempi di consegna, nella qualità dei prodotti, nella gestione degli ordini, eccetera. Per cui direi che con questo passo Ferresi è riuscita a dare ai clienti e quindi a noi la possibilità di essere vincenti sotto tutti i punti di vista. Siamo determinati nel proporre soluzioni sempre all'avanguardia, non solo per quanto riguarda l'efficienza energetica, tema di cui abbiamo già parlato negli incontri precedenti, ma parlare di qualità e qualità di finiture. Oggi con grande attenzione abbiamo visto la nuova gamma di finitura che proponiamo,
L'alluminio può essere verniciato color acciaio, color bronzo, color rame, quindi possiamo veramente offrire delle proposte veramente inedite, poiché l'alluminio è versatile, possiamo essere propositivi per gli architetti e i progettisti. Questa è la proposta che abbiamo presentato oggi ai nostri migliori clienti e loro saranno portavoce di questa nuova soluzione.